L'escalation di violenza, soprattutto tra i più giovani, registrata negli ultimi mesi a Pescara, ha spinto un gruppo di genitori autonomi a lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto agli adolescenti contro la violenza. Parte questa campagna davvero forte, dirompente, con un messaggio, se vogliamo, anche provocatorio. Con quali obiettivi o con quale scopo? La campagna è diretta soprattutto ai giovani, ai ragazzini, sia ai ragazzini che subiscono delle violenze da parte di altri adolescenti e ragazzini che hanno paura di aprirsi, di parlarne con qualcuno. Quindi la campagna per loro dice: parlane, parlane con i tuoi genitori, parlane a scuola, parlane con le persone di cui ti fidi. Ed è rivolta anche a quei ragazzini che provano rabbia, che non sanno gestire la rabbia, che girano con un coltello e che fanno questi gesti pesanti. Ed è rivolto anche a loro, cioè se sei accecato dalla rabbia, fermati, puoi fare del male agli altri, ma anche a te stesso. La prevenzione non può più rimanere soltanto una parola, è stato detto. Il nostro appello è rivolto alle istituzioni, in particolare al Comune di Pescara, ma anche alla scuola, affinché si agisca in modo immediato, deciso e coordinato. Questa campagna nasce da un'idea, da una telefonata che mi ha fatto Cristina. Cristina è un'amica, è una collega, ci occupiamo di comunicazione, quindi non abbiamo fatto altro che dare forma e parole a questa idea. Il tema è molto caldo, lo sappiamo, siamo due mamme di quattro ragazzi adolescenti e sono tematiche che durante le nostre telefonate, i nostri incontri rincorrono spesso. Ci auguriamo, siamo contenti anche dell'attenzione che abbiamo notato comunque con tutti gli articoli di giornale che sono usciti, e ci auguriamo che questa attenzione si concretizzi in qualcosa di utile ed urgente. Un appello alle istituzioni sì, ma anche la famiglia deve essere richiamata al proprio ruolo, quello di educare, di formare, di controllare i propri figli, così come la scuola. Assolutamente sì, la famiglia deve essere presente, a maggior ragione se ci sono questi episodi. Non siamo tranquilli, quindi stiamo attenti ai nostri figli. Dobbiamo esserci.